Più approfondito è stato Carlo Fante Rivera, l'altro Sciopetta, che è stato il responsabile della direzione generale dei ponti strade, a quale afferiva sia il corpo degli ingegneri sia la meravigliosa scuola di applicazione in cui si formavano gli ingegneri napoletani del regno, che era l'invidia di tutte le nazioni. A quel tempo si entrava da ingegnere all'uno fino ad uscire come ingegnere ispettore generale. E già a quel tempo Carlo Fante Rivera descrive la piana del Garigliano come nefasta, perché infestata dalla malaria. Ne parla già Strabone nei primi Romani e parla di Crassus. Perché cosa era successo? Dato il Garigliano era il fiume più lungo del regno, lungo 157 km, e quindi non è proprio un rivolo. Scopriremo che fiume più importante d'Italia dal punto di vista storico, e l'ha già accennato Fernando. Quello più scuro è il fiume, e sia a destra, alla sua riva destra, che alla sua riva sinistra, erano presenti due zone enormemente paludose. Perché? Perché praticamente si era, e questa è una raffigurazione dell'incisione del 1848, dove sotto, non so se riuscite a vedere, ma c'è scritto proprio palude di Venturno. Grazie a Giura, il progetto di Giura fu anche modificato. Si era instaurato un terribile circolo vizioso già dai tempi dei Romani. Perché cosa succedeva? Il fiume Garigliano era un fiume molto arrabbiato, un fiume di natura alluvionale, per cui quando si riversava verso la foce, trascinava via tutto ciò che era sul suo percorso. E le acque ovviamente tracimavano, non c'erano progetti per il contenimento dei suoi argini. Quindi le acque invadavano le terre. Si ingeneravano le malattie, la malaria, le zanzare, l'aria respirabile e così via. Le popolazioni non potevano viverci in quelle zone paludose, e quindi si rifugiavano sui monti e sulle colline. Per sopravvivere, che facevano? Ovviamente disboscavano e causavano un ulteriore dissesto idrogeologico. Gli alberi, poi tenendo più con le loro radici il terreno, facevano sì che tutte le terre andassero poi a valle. Questo generava un aumento degli alluvioni delle frane, che a sua volta di nuovo procurava la tracimazione delle acque, e questo circolo era continuo ed era drammatico. Quando arrivano i Borbone, lo stemma non lo conosciamo, subito percepiscono che questo è un problema da risolvere. Cominciano anche ad investire già da Carlo III. Li vogliamo guardare in faccia un attimo, i re che arrivarono. Questo è l'albero genealogico, giusto per ricordarvi: Carlo III, Ferdinando I, Francesco I, Ferdinando II, che regnò poi 30 anni, fino ad arrivare poi all'ultimo re, Francesco II. Queste erano le loro facce. Investono subito dei soldi per il miglioramento delle vie di comunicazione, e la via di comunicazione, la via per Roma, così come era denominata, era un percorso fondamentale, cruciale, uno snodo cruciale per i commerci. Questa è l'antica posta borbonica, e al tempo la Bastia che vedete e la Turris del Garigliano, cioè erano due, una sulla sponda e una sull'altra, erano servite per l'attraversamento da una scafa. Immaginate quanto fosse difficile e complicato, con una carrucola caricata su una scafa, nobili e plebei tanto insieme, e poi il trasporto dei commerci, quindi anche magari animali che stanno insieme a cavalli, vacche, galline, e il tempo che ci voleva per attraversare il fiume. Quindi nel Settecento furono proposti diversi progetti di realizzazione di ponti, nessuno di questi è andato a buon fine. Venne realizzato un ponte a battelli, quindi con delle barche sopra poi un impalcato, un tavolo, che però ovviamente il Garigliano, come abbiamo detto prima, era molto arrabbiato, spazzava via ogni 3x2. Lo fece nel 1817, lo fece nel 1822, e comunque questo ponte non reggeva granché. Furono diversi progetti nel 1806 di Piscicelli, questo era il suo progetto di ponte su spade di fabbrica. Ancora i tre ingegneri Malesci, Fanzio e Ruggero ne propongono un altro, nel 1810 un altro ancora, Carmine Lippi propone un ponte a catene di ferro, era troppo presto
si era ancora pronto nel 1809 per accogliere un progetto del genere, e si arriva quindi al Giura. Prima di parlare del Giura, qual era, diciamo, lo status dei conti? Esistevano, possiamo dividere in tre fasi, c'era la fase liberistica in cui i conti erano soltanto ad uso pedonale, una fase intermedia in cui i conti venivano costruiti con la tecnica, diciamo così, del surdimensionamento, vale a dire di pilastri enormi, in modo tale che non si potesse sbagliare. Perché? Perché la risultante delle forze cadeva, come questi pilastri enormi, sicuramente all'interno del pilastro, e il ponte non crollava. E una fase moderna che fu aperta proprio dal ponte Real Ferdinando. Questi sono degli esempi delle tipologie di ponte. Vedete, il ponte che entra nella prima fase è poco più di una passerella, mentre questi erano i ponti realizzati con un surdimensionamento. Erano però ponti le cui caratteristiche, ovviamente, qual erano? Erano che intanto costavano centinaia di migliaia di ducati, intanto ci volevano dai 10 ai 15 anni per realizzare uno, e quindi erano, diciamo, tutti elementi da tenere in considerazione. Questo è il fiume sul Pugno Bridge sul Tweed, questo è il fiume sul ponte sul Menai in Bretagna, tutti della seconda fase, no? Della fase intermedia. Nella fase moderna, diciamo così, un grandissimo progettista, ingegnere, matematico francese, il Navier, propose il progetto del ponte sulla Senna, il ponte degli Invalidi. Quando andò a realizzarlo, ottenne un finanziamento per quell'epoca straordinario, parliamo veramente di centinaia di migliaia di ducati. Peccato che prima del suo collaudo, il ponte, nella sua parte degli ammarri che vedete sulla destra, cedette il terreno e le colonne vennero giù. Quindi il ponte non fu collaudato, lì andò dai suoi finanziatori dicendo: datemi altri soldi, perché c'è stato un piccolo problema. Non gli fu dato altro denaro, e la Francia fece una figura proprio bellissima agli occhi dell'Europa. Pensate che, negli occhi dell'Europa e del mondo, pensate che a quel tempo realizzare un ponte in ferro, a catene di ferro, sospeso, era un po' una frontiera, cioè non esisteva, oggi è difficile immaginare. Non voglio fare un paragone irriverente, però se pensiamo al Colosseo, no, che è il simbolo dell'Italia, un momento fenomenale, ma la tecnica di costruzione degli anfiteatri era nota. Non lo so, la torre di Pisa è bellissima, ma la tecnica di costruzione delle torri di quel tipo era nota. La tecnica di costruzione di questo tipo di ponti non era nota. Si cercava di progettarli, si provava, si testava, e in quel periodo nessuno ci riusciva, ma nessuno significa le potenze del tempo, quindi l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti. E veniamo al Giura, al nostro ponte, purtroppo dimenticato.